Da oggi prende il via su Sport Press un progetto che vi porterà a scoprire il mondo del tennis in maniera un po' particolare, con dei tutorial. Lo facciamo grazie alla collaborazione della Virtus Tennis, ringrazio tutto il direttivo partendo dal presidente e grazie soprattutto al direttore Paolo Chinellato che ha accettato di far parte di questo progetto insieme ai suoi maestri e ai suoi preparatori atletici. Virtus è sempre attenta al mondo dei giovani, Paolo. Buongiorno Laura, io sono Paolo Chinellato, sono oltre ad essere il direttore della Virtus Tennis, sono anche tecnico nazionale e responsabile della scuola qui alla Virtus. Da oggi incominceranno una serie di video lezioni di tennis a cui parteciperanno tutti gli insegnanti che operano qui alla Virtus, quindi si andrà dalle lezioni specifiche su alcuni colpi, sulla tecnica, ovviamente riguardante il tennis, anche però a delle lezioni di preparazione fisica propedeutiche a questo gioco. Quindi stiamo cercando di strutturare delle lezioni che possano appassionare, interessare tutti i tennisti e dare uno strumento in più per imparare questo splendido gioco. Tra l'altro in questa occasione come prima lezione io sono ritornato, Laura, a fare l'allievo e mi sono anche molto divertito, ma dalle prossime sicuramente ci saranno dei giovani promettenti del nostro club. Paolo, siete impegnati anche con i tornei indoor in attesa ovviamente che si torni a giocare all'aperto. La vostra situazione delle squadre, quante ne schiere in questo campionato? Ma in questo momento noi abbiamo partecipato, per ricordare purtroppo la scomparsa della maestra Michela Poggi, al torneo della solidarietà, torneo a squadre maschile e femminile riservato ai giocatori di quarta categoria. Abbiamo partecipato come la maggior parte dei circoli in Emilia Romagna per ricordare appunto la maestra scomparsa, e l'anno prossimo comunque parteciperemo poi sia indoor che nei tornei open a tutti i campionati a squadre giovanili e alla quarta categoria maggiore. Paolo, ci sono degli altri momenti sia sociali che tennistici in arrivo alla Virtus? Sì, allora sabato prossimo, 26 novembre, organizzeremo un torneo vintage, cioè un torneo dove si giocherà con racchette storiche di legno, torneo riservato ai soci e ai loro ospiti, e sarà un bel momento di aggregazione anche di come si giocava un tempo, ecco, e sarà obbligatorio anche l'abbigliamento in bianco. Incominceremo alle 15, e si disputeranno prevalentemente gare di doppio e andremo avanti fino alle 19. Per poi trovarci la prossima settimana con una nuova lezione, ma intanto ti lascio andare a fare l'allievo. Benissimo, grazie, alla prossima. Ok, questa è la fase di attivazione della nostra lezione. L'attivazione è sia a livello di attivazione proprio mentale, nel senso di attenzione alla lezione, a quello che andremo poi a svolgere, e sia a livello di riscaldamento proprio fisico e di innalzamento della temperatura per essere pronti poi allo svolgere la lezione vera e propria. Diciamo un po' più tecnica, in cui si inizia col cesto con la mano, con la palla fornita con la mano. In questo caso curiamo di più la parte tecnica in una situazione chiusa, possiamo curare diversi aspetti del colpo. Sul dritto puntiamo molto l'attenzione sullo spazio di accelerazione e sulla caduta della testa della racchetta.
dopo la fase che abbiamo fatto il cesto con la racchetta, in cui abbiamo aperto un pochino di più la situazione, la apriamo ancora di più, diventa una fase in palleggio in cui curiamo sempre l'aspetto tecnico che abbiamo del giorno o un aspetto individuale del nostro allievo. Ok, questa è la fase del punto, cerchiamo ancora di più di aprire la situazione e di sviluppare l'aspetto tecnico che avevamo curato in una fase di punto in cui ovviamente si inserisce anche la parte della tattica che finora avevamo non trattato all'interno della lezione. In compagnia di Daniele Mirandola, grazie intanto per esserti prestato a fare da tecnico in questi tutorial. Oggi abbiamo imparato come si svolge una lezione di diritto. Oggi abbiamo provato a strutturare un modello di lezione incentrata su una correzione di diritto e abbiamo svolto bene o male una progressione didattica che tenga conto della crescente difficoltà dell'esercitazione e ho cercato il più possibile di strutturare una lezione che sia individualizzata sull'allievo e non più magari come si faceva anche in un tempo passato, di più sempre incentrata sulle cose che magari aveva fatto il maestro nella sua carriera da allievo. Il focus è principalmente tecnico e si tratta della parte tattica all'interno della fase poi dei punti. Non abbiamo fatto la fase che cerco sempre di strutturare all'interno della lezione della fase della preparazione fisica, cerchiamo sempre all'interno magari mentre si girano i ragazzi o lavorando magari a stazione all'interno dei due campi di creare sempre un'esercitazione anche a livello fisico che sia sempre abbia carattere specifico e per il più possibile creare un volume di lavoro che sia adeguato poi a fare un lavoro che speriamo il migliore possibile. Daniele, quali sono le difficoltà di insegnare il diritto a un giocatore che si avvicina al tennis? Beh, adesso il diritto è il colpo in cui bisogna tirare forte, in cui si fanno tanti vincenti, quindi è il colpo che è diventato predominante nel tennis odierno. È importante soprattutto due parametri a mio parere che sono lo spazio di accelerazione e la caduta della testa della racchetta e appunto è un colpo importantissimo a livello tattico, nel senso che molti giocatori hanno il colpo migliore in questo colpo e molti giocatori riescono a fare un sacco di punti diretti con questo colpo. Quanto cambia il diritto su una superficie come la terra rossa dove eravamo oggi o su un campo veloce? Diciamo che si stanno uniformando abbastanza le tecniche di gioco di tutti i giocatori rispetto soprattutto a qualche anno fa in cui magari c'era molta più differenziazione tra i vari giocatori. Sono sempre importanti dei parametri che siano rispettati a livello biomeccanico e la tecnica è diventata veramente una parte molto importante, nel senso che tanti giocatori giocano bene a livello tecnico e con la parte fisica diventa veramente importante curarla fin da subito, se no nel proseguo della carriera ci saranno delle difficoltà e un potenziale che potrà non essere sviluppato in tutta la sua potenza, diciamo. A tuo giudizio il campione che ha il diritto migliore? Beh, sono tanti, Nadal, Federer, sono tanti veramente giocatori che con il dritto riescono a fare un sacco veramente di punti diretti e incentrare molto del loro gioco su quello. Alla Virtus Tennis, grande attenzione ai più piccoli proprio per insegnare il gioco del tennis. A che età, Daniele, si può iniziare? Allora, adesso si inizia sempre prima, già 4-5 anni iniziano a fare dei giochi che siano coordinativi, comunque si cura una parte già coordinativa e gli si mette già in mano la racchetta e la pallina nel speranza di creare divertimento in questa maniera e portarli poi magari a fare negli anni a seguire qualcosa di più strutturato.
E noi siamo da 3 anni che stiamo lavorando con una nuova strutturazione della scuola e iniziamo a vedere, partendo da zero praticamente, qualche risultato, diciamo, a livello under. Qualche ragazzino abbiamo iniziato da quest'anno bene o male a fare i tornei, a portarli in giro per i tornei nella regione e abbiamo qualche risultato a livello regionale per adesso, sperando che mano a mano nei prossimi anni si possa mano a mano migliorare. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualche tassello, migliorare cose che magari negli anni scorsi facevamo in maniera peggiore o non abbastanza ottimizzata. E quante volte ci si allena con la vostra scuola tennis alla settimana? Beh, diciamo che per fare un volume di lavoro che sia un minimo adeguato anche a un miglioramento soprattutto a livello tecnico e di prestazione, 3-4 volte, e infatti tutti i ragazzini stanno bene o male in questa direzione, diciamo, di numero di volte a settimana. Poi c'è anche una buona preparazione fisica da affiancare all'aspetto tecnico. Come strutturate quindi da ottobre a maggio, quando finiscono le lezioni? Assolutamente, cerchiamo ogni volta che vengono nella fase agonistica, giocano 1 ora e mezza di tennis più fanno 1 ora di preparazione atletica, e assolutamente la preparazione atletica è diventata veramente predominante in tutti gli sport e ancora ovviamente stessa cosa nel tennis. E l'aspetto tecnico e l'aspetto fisico senza dubbio sono 2 fattori veramente molto importanti per quello che poi sarà la prestazione finale del giocatore. E noi stiamo cercando di fare un buon lavoro a livello di scuola, tennis, e cercare mano a mano di migliorarci per creare qualche risultato, anche in un certo senso per promuovere la cultura sportiva in Italia, che è un po' indietro. In Italia, soprattutto guardando esempi europei in cui magari sono molto più avanti, ad esempio la Francia, la Germania, su questo siamo un po' indietro. Mi fa piacere che ci sia, ad esempio ho letto l'intervista di Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, che 2 o 3 settimane fa parlava di cultura sportiva, il loro obiettivo principale è promuovere la cultura sportiva. Mi fa piacere che ci siano questi esempi anche vicino a noi, proprio geograficamente. Stessa cosa, magari il Sassuolo sta facendo un bel progetto con i giovani, la Giovane Italia, in cui si cerca soprattutto di promuovere, ancora prima che l'aspetto tennistico nel nostro caso, prestativo a livello calcistico nel loro caso, si cerchi di promuovere anche la cultura personale, la cultura sportiva delle persone con cui si lavora e con cui si interagisce.